Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la serie Ritorno alle origini. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. E se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link, oltre a trovare il link per acquistare giochi scontati e il link per acquistare il vero cibo biologico italiano, ovvero quello per eccellenza di Ipiani Bio. Vai con lo spot. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio Ipiani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di Ipiani Bio. Ipiani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Esattamente, quindi visitate il sito www.ipianibio.it e acquistate con fiducia. Allora ragazzuoli, oggi facciamo la prima trebbiatura dell'anno. Ebbene sì, è arrivato il momento di trebbiare, quindi oggi andiamo a rilavorare sui campi. Se vi siete persi lo scorso episodio, ovviamente. Moreno 91-basso-basso VRSTA sostenendo il canale. Grazie di cuore. Thanks for the sub. Oui, grazie Moreno. Thank you so much, my friend. E naturalmente, amici di YouTube, vi invito a passare nel canale di Moreno, attivate le campanellozze. Iscrivetevi non solo a YouTube ma anche Twitch e anche TikTok. Caro Moreno, grazie mille naturalmente per il sostegno al canale. Oh, allora andiamo avanti. Grazie Mister Moreno, tutti. Oggi si trebbia. Buon inizio di settimana naturalmente, oggi diciamo in maniera, in via del tutto eccezionale, oggi ho pensato di portarmi un po' avanti di lavorozzi qua sul campo, sul campus. E amici di YouTube, andate a vedere naturalmente il video di Moreno, che l'ultimo di oggi, cioè lunedì 16 gennaio, era quello del rally. Ma naturalmente mi raccomando, attivate le notifiche, lasciate tanti bei pollicioni in su, mi raccomando, che non vi costa nulla, e soprattutto lo fate pure bello e contento, perché Morenoschi è un bravo vaglione, è un buon vaglione. Thank you so much my friend. E tuts. Ovvio, allora, oggi cosa trebbiamo? Il sorgo? Dovrei avere un campo. Ah no, questo oggi. Allora, ho messo una mod che fa aumentare il raccolto. Quindi non so quanto sorgo andremo a raccogliere. Poi ovviamente questa mappa è l'Alpine, ma l'ho modificata, quindi non è di dominio pubblico, diciamo così, ma è una mappa privata. Quindi oggi andiamo a raccogliere il sorgo, vediamo un pochettino se riusciamo a fare anche qualche altra cosa. Allora vediamo un attimo se c'è qualche missione. Mi sembra di averle fatte tutte off camera, mi sono portato un po' avanti le cose. A proposito della produzione della mod della produzione di patate, praticamente, ok, vai tranquillo Moreno, dicevo che praticamente per creare i prodotti c'è bisogno appunto di una produzione specifica.
Quindi oggi, se riusciremo, andremo ad acquistare questa produzione. Questa produzione, ovviamente, questa mod la trovate nel mod hub ufficiale. Trovate una mod con il disegno delle patate, non potete sbagliarvi, ed è una cosa molto molto particolare, e oggi vedremo un attimino se tempo permettendo riusciremo anche a fare questa cosa. Allora, qua il sorgo, beh, qua ci abbiamo da raccogliere un bel po' di cose, anche la paglia soprattutto, perché ovviamente noi la paglia la utilizziamo sia per 50%, dicevo, sia per creare la razione mista, ma anche per preparare il letto alle mucche, perché ovviamente bisognerà spargere le lettiere, diciamo così, di paglia, e quindi ce ne serve un bel po'. E nella mod che sto utilizzando io attualmente, cioè quella della TMR Factory, la produzione dei mangimi, quella grossa, non richiede il fieno, ma richiede l'erba. Quindi fate attenzione se utilizzate la TMR Factory, per intenderci quella lì in stile mulino grosso, non mulino con le pale, mulino quello, dovete mettere insilato, paglia ed erba, non il fieno. Quindi diciamo che vi risparmierete un passaggino che può risultare un pochettino, diciamo così, non antipatico, ma diciamo che si recupera un po' di tempo. Allora, con il sorgo e con la paglia poi andremo a una parte la conserveremo, una piccola parte, ma una bella fettina l'andremo ad utilizzare nella produzione di zucchero, perché ovviamente andremo a produrre lo sciroppo di sorgo. Faccio vedere qual è, così. Vi faccio vedere. Allora, zuccherificio. Poi vedo, eccolo qua. Ah, sorgo, ecco qua. Allora, per sorgo, sciroppo di sorgo, ci vuole sorgo e paglia, e ci fa lo sciroppo di sorgo. Quindi vedremo un attimino di conservarne una piccola parte, eventualmente poi che le galline, ma comunque non è un problema, perché abbiamo abbondante riserva di frumento, quindi non è un problema. Domani esce via. Ah, ma caro Morino, tu devi sapere che tutti i contenuti piacciono a me, ma sono certo che piacciono anche agli amici di YouTube e agli amici di Twitch. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, lasciate un bel commento qua sotto, e soprattutto iscrivetevi al canale di Moreno. Non fate cattivi, mi raccomando, che iscrivervi non vi costa nulla. Naturalmente fatelo anche per questo canale, e soprattutto quando andate da Moreno, magari seguite questa promozione, ecco, diciamo così, al suo canale, e mandategli i saluti da parte mia. Oppala, e vai con l'issio. Wunderbar, ja.
Ja, wunderbar, wunderbar. Senti, ma com'è che si... Ah, ecco, ecco qui. Ecco, dovrei piegare la pippozza. Gaspariscio, carissimo. Buon pomeriggio a te, buon inizio della settimana, KK Rogero. Buon inizio della settimana, caro Gasparin. È tornato il nostro Gasparozzo. E tuzzo e tuzzo e l'ariulla. Ah, è vero, quello è entrato il nostro Gasparozzo. Con la situation. Oh, ecco qua. Bravo, bravo. Mi raccomando, fate trincare un po' il nostro Pandozzo, perché deve salire di livello qua, altrimenti fa il fringuellozzo e non va bene. Oppala. Comunque Moreno, stavo dicendo che la mod delle patate, non so se c'era venerdì, ho scoperto il ketchup, come si produce. Cioè praticamente una parte dei prodotti tipo le farine, le patate, queste qui le si possono anche prendere dalle serre normali. Poi ci sono cipolle, quelle che piacciono a te, peperoni, zucchine, che altro c'era, insomma ci sono un bel po' di cose in questa mod delle patate, che fa le patatine, che poi si può scegliere se metterle direttamente in vendita o seppure fai i cassoni e così a perdita di tempo le vai a vendere. E oggi vediamo un pochettino se riusciamo a fare questo paio di cose qua, quindi mi sono studiato bene la situazione e non so ne... ora non mi ricordo quanto è che costa, ma te la faccio... anzi adesso ve la faccio vedere, ve la mostro, così eventualmente la provate anche voi. Allora, voi trovate nel mod hub ufficiale, trovate una mod che c'ha l'icona delle patate sopra. Allora, se non ricordo male si chiama Potato Production. Allora, vediamo un po' se troviamo, dovrebbe stare verso la fine. Allora, non questa, ecco qua. Allora, trovate una mod con l'icona questa qui della produzione con le patate, quindi questa che abbiamo preso la volta scorsa serve a produrre i cibi completi. Poi c'è allora poi c'è, vediamo se dove è stato infilato, ce n'era un altro di quelli grossi, vediamo se sta alla fine qua, no, sta all'inizio, grazie. Ah, se sentite ragazzi, scusate se ho cercato di mettermi defilato. Allora, vediamo un po'. Allora, ah, sta scritto lavorazione patate, ok. Quindi imballaggio sta scritto qua sotto. Allora, vediamo un po' se lo riesco a trovare. Industrial bakery, no. Green meal plus. Ui, ce l'avevo. Non è questa. Scusate ancora ragazzi. Dove sta? Qui. Vabbè, comunque poi la cerchiamo al momento. È comunque una produzione del genere, anzi assomiglia molto più a quella tipo questa era. No, c'è. Solo che mi sono scordato. Green Meal Plus, devo leggere sotto. Allora, grass.
perché se non leggo sotto a quale pacchetto appartiene, ovviamente faccio la figurella. Allora, Plenty Production, questo che cos'è? Ah, questa, beh, questa è classica, è la mod classica. Vediamo un po'. Smell, sciogli neve, questa è la mod di Nick, ragazzi, ve la consiglio assolutamente 100-100, vi assicuro che vi fa risparmiare un sacco di soldini, assai. Forage Factory. Oh, allora facciamo così, andiamo, manna che sta qua, scia miseria, mi ha fregato. Silos, no è Silos, vabbè, andiamo avanti, poi non perdiamoci d'animo. Comunque c'è, perché fa parte di un pacchetto, solo che mi devo mettere veramente con mucha calma. Anzi, mucha calma me la devo portare oggi. No problema, come si dice, come dicono gli eschimesi, no problema. Tieni problema, non ti preoccupare. Arriva il nostro moreno eschietuzzi e ti risolve il problema. Problemi la macchina di sbanda? Timorelli moreno e tuzzi e l'aria là. Oh, ogni tanto. Ah, non l'ho ancora. No, e mi sa che mi sono scordato di inserirlo. Mi sa. Maybe, sicuramente, su chi ho mangiato, mi sono oublié. Mi sa. Ah, eh sì. Mi sa che non ho messo il link. Link è l'aria là. Ecco qui. Wow, ieri ce l'avevo sott'occhio. Quel coso. Shock big coso. Allora, vediamo un attimo una cosa. Allora, costruzione. Ora ce la vediamo, ce la guardiamo proprio con calma. Produzione. Allora, Alicia Gargarotzen. Può essere pure che, sai, Gasparozzo mi può essere pure che c'ha ragione, perché è il mitico Gaspari, tutto è possibile. Allora, ora ce le guardiamo con calma, piano piano. Allora, Platinum Expansion, non è questa. Chemical Production, questa è una mod da mod hub esterno che produce anche, sì, vabbè, produce, poi ce n'è un'altra che produce, ecco qua, che produce anche il coso per il linzileto. Ok, vai tranquillo Gaspari, non ti preoccupi. Custom Production Mod, non è questa. Diary, queste sono belline, le devo provare piano, le devo provare tutte quante. Vector Effect Battle Green Mill, Grass Dryer, Industrial Bakery. Può essere pure che l'ho disinstallato, ma non penso. Imballaggio. One moment. Ah, ecco, imballaggio. Scusate, ragazzi, ecco qua. Fabbrica di cibo. Eccola qua. Mi stavo dimenticando. Questa serve per produrre alcune cose nell'imballaggio. Perfetto, ok. Questa è una mod. Oh, 90.000, non costa tanto. Questa è quella che abbiamo già installato e ci è costata un occhio della capoccia. Questa l'abbiamo già posizionata e quindi sì. C'è qualche altra cosa, lavorazione di patatos. E comunque iniziamo a produrre qualcosa di diverso. Andremo a guadagnare anche qualcosina in più poi con le vendite. Questa Forage Factory è quella di cui ho parlato all'inizio della live, che a posto del fieno chiede l'erba ed è abbastanza conveniente. Che altro c'è?
Vediamo un po', mi sembra di aver visto tutto, dovremmo aver visto tutto, sì, ok, vabbè. Andiamo avanti, iniziamo a scaricare, facciamo... Questo lo scarichiamo già nell'area industriale, là. Abbiamo dato tutte le recensioni qua che risultavano un pochettino fastidiose, soprattutto in alcuni punti che visivamente non erano proprio il massimo. Ho messo in funzione le serre che abbiamo installato nell'episodio precedente, ho però rimosso la produzione in pietra perché mi sono reso conto che non era la produzione giusta e quindi ho rifatto la mappa, un pochettino l'ho ripristinata. Stiamo aspettando che cresca anche la parte del boschetto qua, ma ho saputo che ci vogliono 24 mesi mi pare del gioco. Fatemelo sapere amici di YouTube, ma anche voi amici di Twitch, lasciate un commento qui sotto, fatemi sapere quanto tempo bisogna aspettare prima che crescano gli alberi su Farming 22. Hi everyone, welcome to this video. And as I say every time, thank you so much to my moderators. Ui, carissimo. Capacità sorpresa esaurita. Che è successo? C'è successo, though? C'è successo? Azzo. L'avevo già raccolto. Quindi mo manca la paglia qua. Andiamo. Enrico, e tu sei tu. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Ragazzuoli, sono voletici per diabetici, come dicono quelli che parlano protobelmo. Buon inizio di settimana anche a te, carissimo Enrico. Come stai, carissimo? Thank you so much again for backing here. Thank you, my friend. Scusate, ma qua siamo messi. Cosa ti serve, Morena? Se posso darti un aiuto, fammi sapere. Allora, sorgo, perché questa non me lo... Aspetta un momento. Allora, sorgo un attimo. Io mo sto... Cioè, no, fammi capire. Materiali mancanti, ok. Il trigger modo sta... Non si sa, sto ancora cercando la musichetta adatta, ci vorrà un po' di tempo perché deve arrivare l'ispirazione. Il mio nome è Alessandro.
Ui, Gaia carissima, buon pomeriggio a te e buon inizio settimana, mitica. Buon inizio di settimana, carissima. Com'è la situazione? Passato, tutto a posto, ripristinato? Tutta la situazione? La situation comedy. Ok, morire. Oppla, permesso. Quindi, disgraziato, ci si ferma quando si attraversa la strada. Signor, so, mi scusate. Alla numero fudente. Ma chi ti ha dato la patente? Quella lì sta diventando un tormentaus. Mitica Gaia. Chissà, quello è il come si chiama? Il brevetto di volo. L'ho preso nel 19. Ha fatto una piccola serie con il CH22, il Chinook. Mi sono divertito con quello. Fare le consegne speciali, le special 2, special 1, 2, 3, 4. Per il cavo DisplayPort, allora cavi elettrici o cavi video? Ci sono, si chiamano canaline, diciamo così, sono delle cose che si utilizzano anche per fare gli impianti elettrici esterni. Se c'è qualcuno che ha una buona manualità, ovviamente però vanno prese quelle là grosse, si può provare a passare i cavi in questi profili di plastica, che li puoi fissare alla scrivania, al muro. Sono delle strisce, diciamo, rettangolari, e possono andare bene quelle per passare i cavi. Ovviamente bisogna armarsi di pazienza, perché poi diciamo così che il cable managing richiede un sacco di pazienza, quindi non solo quelle, ma si dovrebbero mettere degli anelletti all'interno, che tu metti i fili e poi con le fascette serracavo tu mantieni anche i cavi tutti fermi. Non te ne metterò il PC e la PlayStation. Ah, ok. E altrimenti, se c'è un mobiletto vecchiotto, mo. Dicevo che puoi andare anche nella ferramenta, al brico di fiducia. E se è un mobiletto vecchiotto che puoi forare, ci sono delle cose che si chiamano frese a tazze, che sono dei cilindri che sono dentate, che ti permettono di poter forare in legno e quindi poter far passare i cavi. Ci sono di diversi diametri, ci sono i kit, puoi provare con quelli, eventualmente facendoli passare dietro alle spalle della TV, del mobiletto, puoi provare a fare così eventualmente, perché potrebbe essere questo. Dovrei
dovrei sapere bene, diciamo così, la situation per darti un consiglio più più mirato, ecco. Specchiere in camera, ok. E allora sì, potresti usare dei sistemi che si chiamano passacavi. Aspetta, vediamo un attimo, ma ti trovo un link, così vedi di cosa si tratta. Allora, vediamo un po'. Passacavi. Allora, ti faccio vedere qualcosa. Si chiamano canaline, ecco. E sono queste qua. Aspetta, però questo no. Un macello qua ci fa. Allora, se scrivi canaline elettriche, perché qua esce un macello. Andiamo un po', sì. Canalina si chiama. La trovi anche nel famosissimo negozio di Brico. Ci sono di diverse misure. Poi se il tuo compagno normalmente, noi diciamo forse più mastica questa cosa. Allora, ehi, un attimo di pazienza, amici ed amiche di YouTube, che sto mandando una cosa importante alla nostra Gaia. Allora, si chiama canalina, così. Vediamo se ne trovo qualcuno che c'è il link più piccolino. Ci sono di diverse misure. Sono lunghette, vediamo un po'. Copricavi, anche il copricapo, capo va bene, canalina e copricavo. In effetti tu passi all'interno di questo corpo in plastica e poi a scatto vai a chiudere vai a richiudere i cavetti lì dentro. Ah, caspita. E allora sì. Oh, qualcuno che ti può fare questa cosa qua. In effetti dovresti mettere questa striscia, questa cosa di plastica fra il televisore e il mobile, diciamo così, che ti permette solo di occultare il cavo, diciamo così, a livello di a vista, ecco, lo nasconde un pochettino. Ovviamente ci sono diverse misure per quanto riguarda queste canaline. Pare che ci sono, ho letto, da 2 metri, da 4 metri, quindi una canalina passacavo da un paio di metri. Penso che se il televisore non è messo particolarmente in alto, il mobile non è bassissimo, puoi provare a fare così. Perché se ho capito bene, è un mobile con specchiera, giusto? La base è di legno per caso o è qualche altro materiale? Perché ti ho detto, con queste frese a tazze che tu le metti sull'avvitatore, su un trapano, fai un foro piccolo piccolo dal quale fai passare tutti i cavi dietro. Però questo ovviamente lo fai per, in effetti, tipo per mettere qualcosa sotto al mobile, quindi fai passare tutti i cavi all'interno di questa fessura. Io penso che dietro la scrivania ho messo degli anelletti e poi ho messo le fasce serracavi, le fascette di plastica per mantenere i fili, però ovviamente sono scoperti, quindi periodicamente devo comunque spostare la scrivania dal muro e ripulire tutto. Invece con questa sei sicura che praticamente
sono chiusi, quindi la polvere non entra. Ah, se è legno, ok. Che quello ti fa un forellino, mi pare, di un paio di centimetri di diametro, quindi giusto. Sono una serie di dischi, diciamo così, di cose che ti permettono di poter forare il legno. Poi ci sono anche per diversi materiali, quelli solitamente, quelli che vedi, la maggior parte sono tutti per legno, quindi con qualcosa del genere puoi passare i cavi, puoi far passare i cavi appunto da dietro al TV sotto al mobiletto, e quindi eventualmente puoi mettere una ciabatta sotto il mobiletto dietro alla PlayStation, quello che sia, e ce l'hai tutto, diciamo così, non a vista. Se invece la TV sta appesa, allora dovresti trovare o questa canalina, oppure ci sono dei copricavi che si mettono proprio attorno ai cavi, si attorcigliano, e ci sono, prova a vedere se riesci a trovare qualcosa in fantasia, oppure che ne so, ci metti qualche adesivo, qualcosa che tu lo avvolgi stesso tu, il cavo, la matassa di cavi. Ah, fai uscire la miseria. E comunque quella potrebbe essere quella una buona soluzione, in effetti. Cioè una buona soluzione, una soluzione che potrebbe tornarti utile. Ovviamente devi vedere sempre il mobile, diciamo, se è di valore, però tu ti ho detto, gli devi fare un piccolo forellino. Se il mobiletto è tuo, allora con questo kit tu gli fai 2-3 forellini e stai tranquilla, che non avrai cavi in vista, e quindi puoi passare tutto sotto al mobiletto. Quindi puoi mettere anche una ciabatta elettrica sotto nel vano sottostante, e passi tutti i cavi elettrici e li colleghi là sotto. Infatti io sotto la scrivania ci ho fatto un sistema simile, dietro c'ho una ciabatta con la protezione, quindi c'ha il fusibile e filtrata, ci ho messo un filtro di rete, e poi c'è un'altra ciabatta ancora che da lì prende la corrente e la distribuisce dal gruppo di continuità, la manda al monitor, al router, eppure al PC. Comunque sì, questa potrebbe essere una buona soluzione a basso costo. Che si vendono pure quelle tovaglie di plastica in PVC, potresti prenderne un paio di metri, tagliarne una striscia e poi provare ad avvolgere i cavi, quelli che starebbero a vista. E questa, diciamo, per non farlo vedere otticamente, quello che se il televisore è sospeso. Se invece il televisore sta appoggiato sul mobiletto, e sta tutto appoggiato sul mobiletto, non ti basta fare soltanto questo forellino passante sul mobiletto. E Zodab vi offre anche il servizio di fai da te, tricche tricche l'ariola e Morenoschi dove va. Moreno, dove sei? Ti sei nascosto? Moreno, dove sei? Secondo me Moreno è andato a reccare. Moreno è andato a reccare. Il Morenoschi è tuz. È tuz ma non tuz. Aie, 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 aie,
Il mio nome è Alessandro. Power Super Tech. Anzi, mi sono scordato pure di salutare naturalmente il mitico Mister Aiea Aiea Aleasso, ma naturalmente saluto anche il presidentissimo La Zappestort, Monsieur La Zappestort, Monsieur Maurizio Max e tutti gli amici e le amiche del canale Ossi. E tutti, Moreno, dove sei? Moreno è scappato, ha fatto il fringuellone, e tutti, e Moreno lì, pum 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 pum. No, ma non penso. Puoi sempre utilizzare gli extender, i ripetitori di segnale del wifi eventualmente. Se ti riferisci al segnale del wifi, se invece ti riferisci a quello di internet fisso, non sono un tecnico. Di queste non posso dirti nulla, però se riesci a far passare un cavo telefonico direttamente dalla prima presa dietro alla console, dietro al router, ti risolvi un bel po' di grattacapozzi. Head grattation. Allora, io non ho capito perché quello non caricava la situazione. Allora, mi dice che il sorgo è uno spazio esaurito. Vabbè, dobbiamo l'HDMI, quello è il cavetto per il cavo LAN, anche quello può andare bene, meglio ancora se colleghi tutto tramite cavo rete, però dovresti farlo fare o da un elettricista, oppure se c'è qualcuno in casa che è abbastanza bravo con il fai da te, insomma si risolve tranquillamente così. Non è complicatissimo fare sta cosa, almeno per me, ovviamente, che più o meno faccio da un bel po' di tempo. Allora, devo andare a prendere la situazione là sopra. Upstairs, che ha fatto? Up and down. Cavolan si chiama così. Sono quei cavetti che tipo quello del telefono, però sono più grandi i connettori, e li colleghi direttamente dietro al modem router, e un altro lo colleghi dietro alla console oppure allo smart TV se c'ha l'ingresso LAN. Non ti puoi sbagliare, è una presa grossa. C'è tipo quella del telefono che è piccolo, però è più grande, RJ42 mi pare il connettore. Comunque non ti puoi sbagliare. Andiamo a prendere. Opla. Ah, dopo mi devo portare pure il carrellone. Me lo faccio con calma. Con molta nonchalance. Etus. Ah, perciò ti sei assentato. Affetendone. Sta scherzando, non ti preoccupare, tranquillo. Tu c'è la tecuz daf. Ah,
qua ci abbiamo ancora da mettere un bel po' di produzioni in questa serie, ragazzi, eh. Opla, treno. E ogni tanto da una laggatina. Ma Moreno qua mi era incastrata la volta scorsa, stavo per incastrarmi in questo punto qua. Sono passato appena in tempo, era arrivato qua che la sbarra si è abbassata dietro al rimorchio e il treno sta per arrivare a velocità supersonica. Mi è arrivato proprio di Hulish, proprio fortunatissimo. Ok, Morino, andrò qua, vai tranquillo, scherzo, lo sai. Ti stimo e ti voglio bene. Comunque, canalini in camera mia. Morino, ma quello così è. Anche perché se vuoi occultare i cavi, così è. Occultare o imboscare i cavi, sì. Ti tocca per forza fare la situazione là. E gli hanno così, no. Oh, l'altro per il trattore che fine ha fatto? Oh, ragazzi, ecco. Io fortunatamente ho fatto tutto dietro il monitor, dietro c'è il muro qui di fronte a me, quindi ho imboscato tutto dietro la scrivania, però poi due volte l'anno ovviamente, quando devo, anzi più di due volte l'anno, ogni tre mesi più o meno devo spostare la scrivania per pulire i cavi, insomma per togliere la polvere, e la canalina è la cosa giusta da fare, ma a me è un po' complicato là, che devo separare il passaggio dei cavi, cioè i cavi, l'alimentazione deve passare da una parte e i segnali audio video devono passare in un'altra posizione. Ma questo lo faccio perché più che altro perché c'è una piccola stazioncina CB, quindi mi serve. Oui, Fenbus, buon pomeriggio a te e buon inizio della settimana, ragazzuoli. Abbiamo niente po' di meno che il nostro Fenbus. E tuts, caro Fenbus, è un sacco di tempo che non ci sentiamo, giusto 3-4 giorni. Oh, mitico Fenbus, ragazzuoli. Anzi, Fenbus, come dicono quelli che parlano bene, che spiccano bene l'inglese, si chiama Fenbus. Ragazzuoli, mi dite un attimino come la Lives, se trintrichia o se è tutto a posto. Il fine settimana io sto, mi fermo sempre, infatti sto sempre in stand by, infatti è per questo che non sempre, diciamo così, soprattutto sabato e la domenica non ci passa poco tempo su Twitch. Mangiare i cani. Ah, ma c'è il cane? Ah, cane, gatto e cosa, allora ti conviene le canaline. Ma scusate, ma non è qualcosa, ma sono piccoline ste. Ah, 5.000 litri, ah sì, questa è la Fast Bale, ragazzi, mi stavo confondendo. La Fast Bale le fa da 120, sì, è regolare. Questa è una buona imballatrice. Fern, Moreno, amici, questa è un'ottima imballatrice perché voi non vi dovete fermare quando scarica e poi naturalmente è tutto
diciamo così, è tutto un andare senza fermare, è tutto un andamento lento, mai attati. La canalina. Ma la canalina è quella cosa di plastica attaccata al muro, eh? Ma è piccolino. Perciò si è messo a rosicchiare la canalina canalozza. Di canaline, mio. Vundava, vundava, vundava. Io non avevo capito perché quello non ha preso Pagin. Vediamo un po', tanto questo ve lo dobbiamo ricus. Ah, è l'età, Gaia, è l'età, così. C'è mio nipote che pure c'ha, pure così piccole, ancora fino a 3 anni fanno così, poi dopo si cambia. Bisogna prestare attenzione. È che è piccolino, giustamente. Forse tocca a noi grandi cercare di evitare di far accadere queste cose qua, se proprio uno volesse essere attento. Caccio, a proposito di stare attenti, qua sto rimanendo quasi a secco. Ho messo una mod che fa consumare di più, moreno, infatti si vede che va bene, ma noi non abbiamo problemi perché abbiamo la produzione di biodiesel. Ok, moreno, non ti preoccupare, grazie per essere passato, grazie naturalmente per il sostegno. Naturalmente, amici di YouTube, vi ricordo e vi invito a passare di nuovo nel canale di Moreno YouTube, Instagram e TikTok, TikTok. Mi raccomando, attivate le notifiche, lasciate un bel like, passate naturalmente anche nel canale YouTube del nostro mitico Fenbass08. Thank you so much, Moreno, buona continuazione, grazie ancora e buon inizio della settima. Poi ci sentiamo off camera. Un abbraccione, caro, e buona continuazione. E tuz e tuz. Obla. Ancora un movimento lento, andamento lento, vieni vieni con me, vieni vieni con me, io, adela, 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 vieni a pensare a me, io, show me the way, show me the way, io, adela, 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 boom, 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 andamento lento. Quanti di voi, amici di YouTube, ricordano questa canzone del grande maestro Tullio De Piscopo? Fatemelo sapere, commentate, lasciate un bel commentozzo qui sotto, naturalmente lasciate un bel pollicione in su se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. E soprattutto tu che stai guardando questo video e non sei iscritto al canale, perché non ti iscrivi? È gratis, fai crescere il canalozzo e poi ovviamente mi raccomando, attiva le notifiche perché se quelli si scordano di avvisarti. Don't forget to subscribe to this channel. You that are watching this video, don't forget to do this. Don't forget to like the video down and let me know if you want that I'll show you a special mod. Don't forget to leave a comment below. Thank you so much, my friend. My friend.
give me 5. All right. Quando torni a casa alle 6. Una 3060 è un'ottima scheda. Poi bisogna vedere il processore, bisogna vedere la RAM, soprattutto la scheda madre. Ci sono tante cose da tenere in considerazione. Però da sola è un'ottima scheda la 3060. Ci vuole anche un processore capace di decodificare i dati e quindi poi gestire tutto, però sì, direi di sì. Devi vedere che scheda madre ti danno, che processore ti danno, RAM, frequenza della RAM, dissipatore, cosa da non sottovalutare, della CPU, case, diciamo che io che sono un po' più, come dire, un po' più precisino, mi vado a vedere tante cose, però sì, è un'ottima scheda grafica. Oh, ma sto trattore sta rallentando. È 16 ore di lavoro, virno poco te. Mi sa che questo diesel era mezza zuzzi. Sì, mandami, non mandarmi il link, aspetta, mo ti scrivo io, apro la chat così mi scrivi, mi mandi un messaggio privato. Allora, ok, adesso puoi scrivermi, così vedo, mi guardo un attimo la configurazione e poi ti faccio sapere se qualche pezzo non lo conosco, insomma, mi documento e ti faccio sapere. Allora, in chat privata scrivimi il lingua di tu, così ci darò un'occhiatina. Sono tanti fattori, cari amici, quando si assembla un computer non è una cosa, almeno per come la vedo io, diciamo, si può fare anche una macchina, ma bisogna essere poi vedere se è stabile. E infatti diciamo che dal 96 ne ho assemblati un bel po' di PC. E non lo dico così, come dicono in Toscana, per far chiacchiere, ma se dico certe cose è perché è così. Ah, qua c'ho la trebbia da scaricare, scarichescia. Allora, mo c'ho un bel po' di balluccio qua. Oh, la cosa bella della Fast Bail è proprio questo, che voi dovete soltanto camminare e non vi dovete fermare. Al resto ci pensa lei, ci pensa Iggia. Vai. Ci facciamo con l'altra riga, poi spostiamo la trebbia e la mettiamo, e finiamo anche quella là, che poi dobbiamo raccogliere la paglia. Ma una parte la dobbiamo vedere se l'accettiamo, altrimenti noi la mettiamo in un silos, la facciamo diventare sfusa e poi la andiamo a caricare. Però oggi dobbiamo acquistare quell'altra produzione, quella che vi ho fatto vedere all'inizio, quella che produce il cibo, che poi a sua volta deve essere riscatolato.
e tutto mi consente a generare. Breco a canale, breco a canale. A proposito di breco a canale, 73 Golf India November Eco Victor Romeo Alfa Golf India November Yankee underscore numero 9 number 9 number 7 Allora, visto che ci troviamo, noi spostiamo la tribola che fa trebbiolare. Abbiamo fatto un bel po' di... Opla! Oh, però di paglia ne ha fatte parecchie. La mod che sto utilizzando sta funzionando, ragazzi. Sta funzionando. I'm using a mod that allows you to bring to enlarge the items that you harvest should be at least the double in reality or not. Oh, queste le mucche si danno da fare, stanno mangiando bene, ottimo. Stanno producendo un sacco di... Ui, abbasso. Oppla, scusate, lo so che non si fa, ma diciamo che questa trebbia è un po' birichina. Allora, questa mo la andiamo a svuotare. La svuotiamo, vediamo un po' se riusciamo a fare un piccolo travasino da notte. Nachtvasinen, vase, ja, e dammano vas. Non si sa quando io, munito di parrucca e outfit sciacchiresco, farò un ballo. Ok, Gaio, ho ricevuto il messaggio, poi mi vado a vedere. Mi vado a vedere un attimino le notizie e ti faccio sapere, sperando che la scheda madre, insomma, sia di buona qualità. Approfitto ancora naturalmente per ringraziare tutti quanti voi che vi iscrivete al canale quando sono offline. And so I want to say thank you so much to people that follow the channel and follow my social media channels while I am offline to you. A special thank you so much, grazie naturalmente al nostro Morino per il sostegno al canale, per la sua sabba, e ringrazio ovviamente tutti quanti voi che quando parte la pubblicità restate e non andate via, perché grazie a voi comunque permettete a me, ma anche al vostro streamer preferito naturalmente, di racimolare qualche centesimo. E quindi potete offrire un caffè tozzo
in maniera totalmente gratuita. Ok, ci facciamo quest'ultima linea qua, poi mi vediamo un pochettino di distribuire la paglia. Vediamo se la paglia di sorgo, fra le altre cose, può essere usata in questa mod, perché sto utilizzando una mod che praticamente da qualsiasi coltura, diciamo così, frantumabile, si riesce a, dagli scarti, a recuperare la paglia. E come vi ho anticipato, la paglia serve tanto, soprattutto adesso che avviamo e cerchiamo di avviare, scusate il gioco di parola, la produzione che ci permetterà di andare a produrre lo sciroppo di sorgo. Sorgole. Occaparocino. Ah, non mi devo scordare che devo fare il pino qua, anzi quasi me lo vado a fare. Quindi lo dobbiamo, poi ci abbiamo da raccogliere ancora la vina dal campo 16, mi pare questo qua, e dall'altro campo il 14. Allora andiamo a fare il pino. Let's refill the tractor and then I will try to replace the bales into the circa production, into the production, but I don't know if it will work or not, but I hope so. Okay. Vai. Alla sera la lembio, alla mattina la svaganto. Ok. Allora. Ora facciamo una caos. Allora. Mandiamo quell'altro trattoriello piccolino. Allora, le balle quasi le raccolgo con calma. Adesso ci andiamo un attimino a posizionare la produzione, poi naturalmente ci salutiamo, ci congediamo e ci vediamo al prossimo appuntamento, cari amici di Twitch, ovviamente dal lunedì a venerdì. Naturalmente amici di YouTube, se questa serie vi sta piacendo, mi raccomando, fatemelo sapere, lasciate un bel like al video, non dimenticate di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete anche mettere un dislike, purché ovviamente il dislike poi sia argomentato, perché le critiche vanno bene purché, cari amici ed amiche, siano anche, se seguano anche, opla, via wow, venite. E dicevo, l'importante è che poi facciano seguito a dei consigli, no? consigli giusti, che siano farina del vostro sacco e magari non per sentito dire, mi raccomando. Comunque fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo. Qua in effetti siamo quasi
siamo quasi arrivati alla conclusione. Hola. Ora questo mo. Lo mettiamo a posto su. Allora, questo lo dobbiamo mettere. Bella, bella manovra ci vuole. Tenta non andare giù. Down in the corner, away in the street. Non so se lunedì prossimo sarà in live, comunque diciamo che in via del tutto eccezionale, ecco, ho iniziato di lunedì. Naturalmente la programmazione resta invariata, diciamo così. Quindi il show dell'SMM, the product, la live, ovviamente la programmazione ufficiale resta sempre quella. Allora, le ballucce poi le prendiamo con molta molta calma. Allora, vediamo un attimo una cosa. Ok, perfetto. Mi sembra che tutto sommato sia abbastanza stabile. Ok. E mo se un attimino ripreso. Se si era un attimino intontito, ho sbagliato cosa. Naturalmente, mi raccomando, sono graditi i saluti quando lasciate il canale, mi raccomando, a me fa molto piacere soprattutto sapere che ci sono tante persone molto ma molto educate. A tutto svago, posso farmi sembri il capo anche su ETS. Aie 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 il mio nome è Alessandro Power Super Tag, e saluto il mitico mister aie aie e tuzza e tuzza grande che sta facendo sta portando avanti la sua nuova attività, che naturalmente gli auguriamo tante tante soddisfazioni, grandi soddisfazioni, così come naturalmente auguro a tutti voi delle immense soddisfazioni. Allora, intanto questa non l'ha salvata, infatti non l'ha proprio salvata. Noi lo facciamo così. Facciamo in questo modo. Noi salviamo la partita quando arriviamo al Cambozzo. Vediamo un attimino dove dobbiamo posizionare. Ah no, aspetti, devo ancora fare situazione. Ok, allora. Prendiamo la nostra Batcar. Euro 0,0001 e andiamo un attimino a farci una promenade, una passeggiata, yeah, al polo industriale. Oppla, andiamo a fare visita al polo produttivo. E vediamo un attimino la situazione. Allora, qua abbiamo la pina, dall'altra parte pure mi pare che c'è una piantata pina. Vabbè, comunque voglio tutto a posto, spero lo stesso di te. Puoi dire, voglio che stai buona. Come siamo messi col pino qua? Ecco dove stava il trattoriello. Sta qua, sta.
mi scordavo dove stava il tratturano meravigliato. Allora, vediamo un attimino dove possiamo posizionare questa rotazione. Allora, penso che mi sa che devo sacrificare. Sì. Vediamo un po'. Vediamo, allora salviamo. Questa mi sa che non ci entra, però vorrei metterla qui a bordo campo. Però qua c'è lo spazio vuoto, potrei metterlo qua, in quest'area qua, vediamo un po'. Allora, produzione, imballaggi, non è questo, non è questo, imballaggi, ecco qua. Bello grosso però, bello grosso. Quindi se volessi metterlo qui, vediamo un po', se lo mettessi così smagna un po' di campo, però può fare. Abbiamo fatto giusto, siamo andati a filo di coso qua, quindi ma qua devo un attimino rivedere la carreggiata qui, quindi mettiamo, cercherò di fare un triangolino qua. Allora, quindi facciamo tipo una cosa così. Allora, queste cose è terra, no? Asfalto, mi sa. No. Vediamo questo qui. Ok. Vediamo un attimo una cosa. Allora, altro. Costi di... Allora, acquisto terreno, no? Costruzione. Ok. Mamma mia, quando abbiamo speso. Allora, quindi qua noi questa cosa accetta. Allora, beh, questi in effetti che c'è, a noi ci interessava, e le patatine, quindi ketchup, patatine, andiamo a vedere cosa ci vogliono. Patate e olio di girasoli, ok. Ketchup, solo pomodoro e zucchero, ok. Qua invece olio, pomodoro e lattuga, lettuce in salata. Allora, facciamo così. Visto che ci troviamo, adesso mettiamo in funzione la produzione. Quindi iniziamo a vedere una cosa. Allora, patate ce n'ho in abbondanza. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. In Campania, 6 punti vendita a San Gennaro Vesuviano, Pomigliano, Mariglianella, Nola, San Giuseppe Vesuviano e Sarno. Bifulcoceramiche.it. Seguici
anche su Facebook e su Instagram. Aperti anche la domenica. Facciamo così. Ecco qua, allora. A noi ci vuole l'olio. Ok, quindi i pomodori ci sono. Lo zucchero pure, iniziamo a produrre il ketchup, dai. E quindi iniziamo la produzione di ketchup. Qua ci abbiamo lo zucchero e l'andiamo subito a caricare. Anzi, a scaricare. Pomodori ce ne sono pochini, ma mettiamo anche un'altra serra. Andiamo subito ad installare un'altra serra. Così iniziamo a fare tutto quello che ci serve. Allora, ci avviciniamo. Ecco qua, iniziamo a scaricare lo zucchero, ovviamente. 24.000 litri mi sa che non ce la facciamo. Ah no, quello è 1 milione di litri, quindi voglia fa. Hai voglia di. Voglia di. Ecco qua, guarda come si inzucca lo zuccherino adesso. Vai, vai. Ok, andiamo a prendere i pomarolella fresca. Tengo il pomarola bella e pomarola fresca. Allora prendiamo la scorciatoia. Andiamo per di qui. Station, One Nation. Accendiamo la pecianti e tuzzi e tuzzi e asso e assi. Oh, naturalmente. Tutto quanto te ne ha che fa, poi se ne accagli alla. Tricche, tricche, l'aria. Allora, pomidori, dovrebbero essercene alcuni qui. Allora vediamo un pochettino se ci abbiamo qualche altro pomidoro sopra, ma credo proprio che non ne abbiamo manco uno, e penso proprio di ne è uno. Allora questo è tutto fragolition qua. Sì, questo è tutto fragola, ok. Eccola. Ah, l'olio. L'olio. Ah, noi dobbiamo produrre l'olio, giusto. Allora, vediamo un attimo se abbiamo messo in funzione questa produzione, perché mi sembra che tutto sta facendo purché, insomma, produrre. Allora, pomodori. Ah, questo fa lattugo, ok. Quello che fa pomodori e pomarola bella e pomarola fresca. Allora questo, ah, materiale mancante, vabbè, poi lo porteremo a compimento nel prossimo episodio. Allora, circular. Circolare, eccolo qua, tomato. Allora, pomidori. Oggi Blue Monday, ve l'hanno detto tutti, ormai lo sapete, però qui le cose le c'è la moto che non funziona. C'è una moto che non funziona.
Aia, me la devo andare a controllare. Allora, mo questo quasi quasi. Facciamo così, ragazzi. Facciamoci cadere giusto giusto. Quanti ce ne vogliono? Allora, qua ne mancano 1, 2. Facciamo una decina di pallette di pomodoro. Poi li andremo a vendere. Allora, tutti. Vediamo se esce qualcosa, altrimenti non è un problema. Date. Vabbè, facciamo così. Iniziamo a portare questi pochi qui. Poi nel frattempo che le serre vadano a produrre altri pomidori, noi... Ah, aspetta, qua c'ho anche le patatozze da portare. Potato, sì. I have to bring the potato, la patata. Giusto, me l'avevo scordato. Allora, facciamo così. Ok, ma lasciate questo, lo andiamo a portare tutto nella produzione, ya. Ci sono un sacco di pallet. Ui, carissimo! Wow, mo ti ho letto. Buon pomeriggio a te, carissimo. Wow, è arrivato, ragazzi, è arrivato la routine, ya. Wunderbar, la routine, ya. Sei arrivato come sempre quasi sui titoli di coda. Comunque, carissimo, buon pomeriggio a te. Naturalmente ho salutato il tuo alter ego, quello originale, durante l'inizio della Livers. Anzi, quasi quasi, vediamo un po' se parte. Ok, non parte come al solito, sapevi. Non ti preoccupare, che adesso lo facciamo ripartire da qui. Dove sta? Donde stas? Donde stas? Il fringuellozzo. Eccolo qua, vai maestro, attacca. Se meno male che Maurizio c'è, parapazzo, un pezzo, Maurizio c'è, Maurizio c'è, Maurizio E salutiamo il grande, mitico Maurizio Max. Naturalmente salutiamo anche la mitica Elisa Ragassuoli, e la moderatrice che fa tremare tutte le chat. Quando entra, ragazzi, è il terrore. Tutti quanti fanno si salvi chi può. Chi fu Yaka, chi fu Yalla. Dicono fui, perché tutti hanno paura di essere bannati, quindi occhio a quello che scrivete. Quando c'è anche Maurizio Max, perché Maurizio Max c'è il taccuino molto molto veloce, subito vi mette nel libro dei cattivi. E Maurizio non perdona, figuratevi l'ice, cioè c'è, non c'è scampo. Opla, vai. Anche effettivamente, ragazzuoli, salutiamo la nostra Elisa. È un sacco di tempo che non la leggiamo. Comunque, cara Elisa, sappi che lo zio qua ti pensa sempre. Torna, sta casa aspetta a te. Oppala, vai, frena, free. Vai, fammi che si capisci di ferri. O così iniziamo anche ad alleggerire la situazione. Comunque, ragazzi,
Io, come faccio sempre, io ovviamente i miei moderatori e le moderatrici, io le ringrazio sempre da ogni inizio live, quindi, perché la vera anima di un canale siete voi, cari amici ed amiche, iscritti, ma anche e soprattutto i moderatori, perché bisogna avere dei buoni moderatori perché un canale funziona, versi che lo streamer, diciamo, streameggia, come dice il mitico Macho King, che saluto, Macho King 82, ma è soprattutto merito dei moderatori, che sanno anche gestire le situazioni anche un pochettino più critiche. E io, senza offesa agli altri, cari amici ed amiche, ho dei moderatori e delle moderatrici che sono i campioni del monte. Ovviamente saluto e ringrazio i moderatori e le moderatrici di tutti i canali. Oh, abbiamo fatto anche un po' di momento sentimentale qua, che muova giù. Abbiamo la produzione di pomodori, ma quasi quasi qua a fianco ci metto una piccola serra di pomidori, ma magari lo vediamo nel prossimo episodio. Next episode. Comunque, amici ed amiche di YouTube, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link per iscrivervi ai miei canali social, oltre naturalmente a un link per acquistare giochi scontati fino al 70%, e trovate anche il link per acquistare il vero cibo biologico italiano a 100%, che da I Piani Bio. Mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it. E quindi ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, voi che vi siete iscritti ai miei canali social. Quindi ringrazio Maurizio Max, ringrazio, è arrivato la routine, pardon, ringrazio Gaia per essere passata, ringrazio Moreno per essere passato e per il sostegno al canale con la sub. Ringrazio Oleari Enrico che ci è passato a salutare. Ringrazio anche il mitico Fernbus 08, Gaspari 04. Vediamo un po' se ho salutato tutti. Ok, perfetto. Quindi, grazie mille a tutti. Thank you so much. È stato buono, io. Grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.